Oggi il tema centrale della giornata sarà proprio il bivio di Rocuti. Nel dettaglio poi ci spiegherà il presidente Gaetano Pace di cosa avranno in mente per le prossime iniziative. Intanto ringraziamo il sindaco di Rocuti che ci ha ospitato e che è sempre presente a queste iniziative. E gli passiamo subito la parola per un saluto. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio l'associazione per aver scelto questo tema sulla sicurezza del bivio di Rocuti, la statale 106, per cui ci sono stati diversi morti ed è importante che si venga affrontato questo problema perché si deve. Chi ha le competenze deve attivarsi affinché si metta in sicurezza veramente tutta la statale 106. Per cui il bivio è uno dei punti che diciamo nodale per il comune di Rocuti. È stato fatto questo sottopasso un po' di anni addietro con fondi comunali, questo lo voglio ribadire, però. Nessuno si è preso a carico questo tratto perché c'è una competenza da parte del Comune di Rocuti verso nord del paese e l'altra parte che diciamo a sud con il Comune di Melito Porto Salvo. E qui dobbiamo anche definire di chi è la competenza, che se no veramente non riusciamo a attivarsi affinché si facciano degli interventi risolutivi. Intanto vi ringrazio veramente di cuore per essere qua a Rocuti. Oggi ci dovevano essere altri sindaci, ma purtroppo ognuno per impegni non ha potuto essere presente. Comunque io sono qua, rappresento anche gli altri sindaci, per cui. Diciamo che noi agiamo in sintonia, abbiamo una conferenza dei sindaci e che tutte le iniziative li prendiamo assieme e riferirò su questa iniziativa che oggi abbiamo fatto. Ci doveva essere anche il parroco Don Giovanni che si scusa per non essere qui presente per altri impegni. Lui pregherà, mi ha detto proprio di riferire, pregherà affinché non ci siano più incidenti mortali su questo bivio e che si affida anche alle autorità per poter, come dire, attivi e vigilare sulla sicurezza di questo bivio. Io passo la parola alle associazioni che ci hanno un po'. Che hanno organizzato questo intervento. Grazie. Grazie al Sindaco. Passiamo adesso al tema centrale di quella che è questa Assemblea Popolare con il Presidente dell'Associazione Amici di Raffaele Caserta, Gaetano Pace. Intanto buongiorno a tutti e grazie intanto per la disponibilità di averci ospitati in questa sala. Io da parte dell'Associazione Amici di Raffaele Caserta, come sapete ormai tutti, è circa un anno e mezzo che ci siamo attivati in questa problematica. Dopo l'incidente, circa adesso un anno e mezzo fa, che ha avuto Raffaele, il nostro carissimo amico nipote, Raffaele Caserta. Ci siamo attivati per mettere questa strada in sicurezza, per evitare altre disgrazie come quelle che è successo a lui. Abbiamo fatto tantissimi interventi, abbiamo fatto tante denunce. Veramente di chi ci governa che ancora oggi le nostre richieste e le nostre denunce abbiamo lavorato per mesi sulla 106 ionica bassa, abbiamo fatto delle denunce fino ad arrivare, mi sembra, a Brancaleone e dopo Brancaleone, abbiamo fatto tantissime denunce. Devo dire qualcosa se è stato fatto, però di quello che abbiamo denunciato, devo dire sinceramente, siamo veramente delusi. Ma delusi perché?
perché dopo l'incidente di mio nipote noi abbiamo, torniamo nel discorso di Rocuti, bivio di Rocuti merito, perché per me io chiamo Rocuti merito, non merito o Rocuti. Abbiamo denunciato il problema che c'è in questo tratto, strada buia, strada disastrata, sterpagli che ormai basta passare un attimino di là e darci un'occhiata a questo video e ci renderemo conto, vi renderete conto che veramente è una vergogna per questi due cittadini. Che dirvi? Io oggi siamo qua a denunciare ancora questo tipo di Rocuti, siamo qua per vedere di risolvere definitivamente questa problematica. E se entro dal termine che adesso noi ci attiviamo, non succede che quello che noi chiediamo, faremo altri passi molto più importanti e molto più incisivi per questo grave problema. Io ringrazio anche i sindaci che non sono venuti per problemi di impegni, che hanno delegato il nostro sindaco il dottor Zavettiere, che per questa problematica ci stiamo incontrando parecchie volte e ne discutiamo per vedere di risolvere insieme questo problema, perché noi abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno soprattutto del cittadino, perché il cittadino in queste case non si deve mettere da parte, perché noi abbiamo fatto questa assemblea popolare proprio per il cittadino, che il cittadino è parte integrante in questa nostra situazione. Sono un po' deluso perché c'è poca gente che è venuta in questa assemblea popolare, perché noi l'abbiamo fatto per un'assemblea popolare perché ognuno partecipa a queste gravi situazioni. E ringrazio il dottor Salamone, naturalmente sempre disponibile, che lui chiuderà naturalmente i lavori. Ringrazio il signor Crea, responsabile di Lazzaro, che è sempre attivo in questa problematica che abbiamo anche su Lazzaro. Abbiamo fatto denuncia, riprese su Lazzaro. E ancora stiamo lì a vedere scempi che stanno costruendo e poi smontate e rimontate, perché i lavori non sono stati fatti di come era nella progettazione, giusto? A regola d'arte, come si vuol dire. Ecco, io vi ringrazio, se devo dire con quattro parole di loro non voglio allungarmi, però voglio solo dirvi che vogliamo la cittadinanza più vicina a questa associazione. L'associazione Amici di Trappere Caserta è nata per questi problemi che ci sono. Ci siamo attivati in qualsiasi. Abbiamo avuto anche un incontro col prefetto, che parlavamo col sindaco poco fa, che il prefetto è venuto a fare le dovute informative, l'informazione sulla nostra associazione. Però da allora purtroppo non abbiamo visto nessun riscontro. Ecco, questo è quello che io voglio dire. L'associazione Amici di Trappere Caserta, in collaborazione con Codice, Centro Diritto del Cittadino e Osservatorio, adesso parlerà diversamente a questa gente qua, che se ne sta fregando altamente dei nostri problemi che abbiamo. Ecco, io questo volevo dire. Grazie. Quindi il messaggio sembra chiaro, pronti ad intervenire con un'azione più incisiva nel caso non ci fossero delle risposte giuste. Adesso passiamo la parola al referente dell'ANCADIC, Vincenzo Crea. Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente Gaetano Pace per l'invito, il Segretario Salamone e soprattutto il Sindaco Zavettieri, nel quale trovo conforto per la sua presenza, non solo in questa occasione, ma che ho notato in altri pure interventi. Per quanto riguarda i lavori dell'ANAS che si stanno facendo, io ribadisco la necessità che di rivisitare tutta la progettazione, in quanto si stanno commettendo delle errori che man mano vengono fuori. Si tratta di interventi strutturali su cui bisogna intervenire,
perciò bisogna che sia necessaria una rivisitazione dei progetti. Non è possibile se non mettono questi errori. Noi abbiamo la rotatoria di Monte San Giovanni in fase di costruzione che si sta intervenendo più volte per abbassare il livello, è stata fatta alta, si è intervenuta la prima volta, una seconda volta adesso è in corso per abbassare questa rotatoria. Cioè non è possibile che con un progetto si convertano questi errori. Sempre a Monte San Giovanni abbiamo un marciapiede in aderenza alla rotatoria dove non è costruita regola d'arte, in quanto ci sono delle palle delle illuminazioni che creano pregiudizi, anzi impossibilità alle persone sia disabili che persone con mamme, con carrozzine e quant'altro. Perciò bisogna intervenire. La rotatoria a nord di Lazzaro continuano a succedere gli incidenti, i mezzi arrivano all'entrata e vanno vitti sulle rotatorie ultime questi giorni. Ci sono altri interventi a livello pregresso, perché non bisogna focalizzare sul Lazzaro soltanto i lavori che sono in corso. Ci sono interventi che io ho segnalato nel 1999 e non ne hanno provveduto altre risorse. Sebbene sono intervenuti i funzionari dello Stato, delegati dalla Direzione Generale di Roma, hanno riscontrato tutto quanto quello che io ho segnalato, ma non si è intervenuto, il Comune è assente. È assente, con il Comune assente non si può sperare bene, anche perché dovrebbe essere il Comune a intervenire e verificare i lavori che si stanno facendo. Io dico soltanto, ripeto, che si stanno spendendo una firmata di soldi e non si ottengono i risultati. Noi abbiamo una strada a Lazzaro dove, peraltro tutta la 106, poi parlo di Lazzaro perché vivo a Lazzaro, ma anche qua, Giocuri, Melito, tutta la 106 è pericolosissima, dove si registrano morti, ma nessuno interviene, intervengono dopo l'incidente, articoli stampi, sì, facciamo questo, facciamo quello, ma di fatto le cose rimangono così. Ci sarebbe da dire molte altre cose, ma mi fermo qui perché ormai sulla 106 ci sono cose che stanno dentro. Grazie. Grazie quindi anche a Clea, come già detto prima il Presidente, c'è una scarsa partecipazione popolare ma non del tutto assente, abbiamo qua un Presidente che ci dirà questo punto di vista. Grazie, ringrazio il Presidente per dare l'opportunità, io parlo in qualità di abitante della zona, sono solamente testimone di quanto è avvenuto in questi ultimi anni, dal 2007 che abito là. Ho assistito già a 4 morti su incidenti della strada, di cui un duplice, c'è stato un doppio, 2 morti in un solo incidente, 2 fratelli ultimamente, più quello verso la sera, sì, subito dopo caffè, e più un altro proprio davanti a casa mia, proprio davanti al cancello, ragazzo malara per me. Niente, io che cosa, oltre a lanciare, a associarmi a questo che questo cuore di voci, di richieste, ognuno faccia giustamente la propria parte. Io dal mio piccolo solamente presentato qua, c'è il nostro sindaco presente, qualche istanza per quanto riguarda più che altro il potenziamento della pubblica illuminazione in zona. Io mi trovo, dico, da parte mia, nel mio piccolo, la sera, all'imprunire, soprattutto nelle ore serali, all'imprunire, rischio pure onestamente ad uscire con abiti scuri e a buttare la spazzatura, insomma ne faccio pure a meno in virtù del fatto che magari non si sa mai, una macchina da là può pure trasportare all'azzardo, insomma, perché giustamente non vedendo e non vedendo a rischio insomma di qualunque tipo di ipotesi. Niente, mi auguro che le cose insomma pigliano uno spunto diverso, uno slancio da tutte quelle che sono le ognuno delle sue proprie competenze. Speriamo insomma che qualcosa si faccia, ecco. Io soprattutto mi associo e in maniera calorosa cerco affinché insomma quantomeno la parte l'illuminazione a parte, che fa parte della sicurezza insomma, più poi sul fondo insomma tutte le problematiche che non è più quindi quello che noi. Certo, chiaro, certo. L'abitante insomma mi auguro che di non assistere più, soprattutto l'ultimo caso sono stato il primo di intervenire, uscendo qua dal comune, mi sono trovato proprio quasi ad assistere proprio all'impatto, che era una cosa insomma
che meglio non descrivere. Grazie ancora, speriamo bene. Grazie anche alla signora Ferini, e adesso nella speranza che questo incontro susciti gli effetti desiderati, giusti effetti, passiamo alle conclusioni con il dottore Salomone di Codici. Buongiorno a tutti, grazie per essere qua, grazie al sindaco che oggi ci ha dato la possibilità di essere al comune di Ovudi, che è il comune dove che sta prendendo di più a cuore questa situazione e che tra le tante cose è bersaglio di notevoli incidenti. Noi ricordiamo quello di Campaele, come ricordiamo anche quello dei due indiani che sono stati investiti, marocchini, sono stati investiti per una mancanza di illuminazione. Questo è molto fondamentale su questo, anche perché l'associazione Codici, che è un'associazione, è un centro per i diritti del cittadino riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fa l'attività di carattere nazionale e è molto incisiva laddove c'è la piena tutela del cittadino. E non vi dico che quando ci siamo messi, ci siamo adoperati anche da un anno a questa parte per far una cosa istituzionale, era quella della nascita di un osservatorio che trova larga intesa, adesione a larga intesa anche per quanto riguarda le istituzioni. Ho visto anche gli ultimi flash di stampa dove anche il prefetto diceva si va verso un osservatorio. L'osservatorio c'è già, l'osservatorio è già stato, ha preso già atto di questa situazione, laddove che poteva magari esistere 10 anni fa, 30 anni fa, magari non ci saremmo trovati in queste situazioni, però quando ci si è posta l'idea di dire il Codici scende in campo per dare una mano al tratto che va di Reggio Calabria a Brancaleone, per non dire tutta la statale 106, che o bene o male deve trovare una collocazione e una sua identità di viabilità e anche di messa in sicurezza, non dimentichiamoci che sono stati finanziati 28 milioni di euro per questo tratto dopo anni e anni, quindi mi posso immaginare che una somma che di una certa consistenza, dove che per il tratto di Reggio Calabria e Brancaleone sono solo 14 milioni di euro da mettere in sicurezza la statale. Quando si è posto questo problema, Codici è sceso in campo, lo sta facendo ininterrottamente, però adesso dice basta, perché vede un po' l'istituzione principale un po' assente, non trova un dialogo con l'istituzione per chi vuole affrontare il problema energicamente e farlo bene. Non ci troviamo oggi come oggi dei lavori sbagliati, dov'è che anche con figure geometriche, rotatorie, sbagliate. Noi ce lo siamo trovati al Monte San Giovanni, ce lo stiamo trovando anche all'uscita della galleria di Merito Portosalvo, dove che lì, dalle normative, dai decreti legislativi, fuori di una galleria non ci può essere una rotatoria. L'indicazione è quella, perché secondo me è stata già sbagliata dal legislatore prima di fare una legge del genere, una normativa del genere. Qui però ognuno fa quello che gli pare e come gli pare, e non è giusto. E su questo noi ci stiamo adoperando, ecco perché oggi siamo qui, per vedere un pochettino da parte delle istituzioni a dialogare, di trovare una soluzione immediata, perché non ci dimentichiamo, sindaco, adesso c'è un'altra stagione estiva. Le stagioni estive c'è più popolazione affluente, quindi c'è più gente che viene, il mare, tutto quello che è. Come ci regoliamo? Cosa facciamo per questa situazione che sta per iniziare? Mancano 3 mesi per la prossima stagione estiva. Quindi io mi domando anche questo, dice, come volete affrontare il problema? Vogliamo ancora incidenti stradali? Vogliamo ancora morti? Perché è un tratto, specialmente per Reggio, i cittadini di Reggio Calabria che vanno e vengono, hanno le abitazioni,
una casa al mare, eccetera, ma c'è gente anche che viene dal nord per passarsi 15-20 giorni. E io so che il medico Porto Salvo, Pellaro, Lazzaro sono quelli più intasati come popolazione estiva che vengono a ridosso in quei tre mesi. Io, cioè dire, oggi sono qui per che cosa? Sono qui per dare anche un input mio di sostegno a trovare una soluzione. Non c'è una pista ciclabile, questo è molto importante. Cioè dire, chi è che viene dal mare e non vuole spostarsi con la macchina e va in bicicletta, non c'è una pista ciclabile. Quindi deve affrontare quel tratto insieme a un percorso alternativo, quindi a carreggiata, data e ritorno, insieme allo stesso che fa con una macchina. E se sono più di un ciclista? Questo me lo sono domandato io. E quello che è per questo che oggi sono qua, perché vi dico francamente, è una situazione che non va. E a me non piace, perché vedere morti, straziati, dolori anche familiari è la cosa che non è bella, anche perché si portano di generazione in generazione questi lutti. Io dico che l'associazione L'Osservatorio già si sta per attivare per una petizione popolare, perché vogliamo che il tratto proprio sia un tratto pericolosissimo rispetto agli altri tratti della statale 106, correggetemi sindaco, però questo è il più frequente e il più incisivo, perché dà proprio non indifferente morti su questo e incidenti stradali, che venga messo in sicurezza, che abbia una viabilità sicura e che ci sia anche una pista ciclabile, perché io noto spesso quando vengo qua gente che va in bicicletta e li nota 4 a 5 che occupano già lo spazio della carreggiata. Io mi ritrovo a Lazzaro che stanno facendo lavori, dov'è che mi devo fermare in una corsia perché voglio parcheggiare e devo andare al centro commerciale o devo andare al tabacchino o deve andare al bar. È sbagliato. Capisco che le attività commerciali hanno un senso anche nella viabilità, perché magari danno un discorso anche clientelare, ma bisogna dare alla strada una certa sicurezza. Ed è per questo che noi come associazione, come codici, abbiamo ormai chiuso a dire andiamo verso una petizione popolare, ma non petizione popolare comunale, petizione popolare governativa, e in più al blocco di certi lavori, perché se i lavori, sindaco, non vengono fatti bene e vengono solo esclusivamente ripensate, non hanno modo di esistere. Basta. Noi vogliamo la legalità, vogliamo questo, sì. Noi altri cittadini siamo noi stessi che dobbiamo impartirci. Dice, ma in Germania si comportano così, in Svizzera fanno, certo, perché viene a meno la Calabria. Ce lo dobbiamo impartire, se non è possibile, non è possibile. Basta. E su questo che noi puntiamo tantissimo sulla statale 106. Non è sicura, non ha una messa in sicurezza, non vogliamo strade ritoppate. Perché 14 milioni di euro solo per questo tratto se ne fanno chilometri e chilometri di sistemazione. Uno, e che vengono fatti i lavori a regola d'arte. Noi ci troviamo con un tratto lì dell'Aione Tirrenico, dov'è che ci sono stati ultimamente pure incidenti stradali, ma che la manutenzione non viene fatta, dov'è che la galleria di quel percorso di 3.300 km, giusto, era buia, c'è stato un incidente dove è morto un anziano. L'illuminazione serve, e su questo, sindaco, io credo che anche lei si debba subito attivare per fare un'illuminazione, perché se posto che è un svincolo, non si vede o magari c'è poca cosa, bisogna fare, come la prendiamo quest'estate per la gente che rientra tardi o va in discoteca o va qua, come facciamo? Ci ritroviamo lo stesso problema? No, anche perché quello svincolo è posto in una curva. È lo stesso che quando esci fuori dalla galleria non sai che ti trovi la rotatoria, perché è una strada percorribile, te la trovi subito. E fate finta che di notte non è
curata bene e non c'è illuminazione, che si fa? Succede l'incidente. E lo stesso quello che succede anche a Monte San Giovanni, dov'è che non c'è la segnaletica, di giorno va bene, però la notte non ti avvisa che c'è una galleria, non c'è un discorso di illuminazione progressiva che c'è una rotatoria, che arriva subito a vento. Queste cose non sono fatte a regola d'arte, sono sbagliate sia geometricamente come è posta la rotatoria, dove è posta, e anche nella segnaletica, perché il conducente viene molto condannato anche quando c'è un incidente stradale. Però io dico, vediamo se realmente è colpa del conducente o di altri fattori esterni, cioè dire come uno sbaglio di una rotatoria, di un'entrata pure, perché lì sindaco si entra in una maniera subito in curva, ve la vedete, quindi si entra già erroneamente. Chi è che, anche percorrendo piano, non si può aspettare, non si aspetta proprio che c'è una rotatoria. Quindi sono errori madornali e che si spende fiume di denaro senza poi ricavarne niente. E quindi dici, come mai sta statale 106 dopo questi interventi ancora ci sono incidenti? Benissimo, noi siamo andati sul posto pure. Abbiamo anche organizzato con un ingegnere proprio specifico a farci dire realmente che cosa succede. È sbagliato geometricamente. Il problema è questo, non è colpa solo della velocità, non risolviamo il problema mettendo gli autovelox a ogni passo, ma lì abbiamo problematiche di geometriche, di realizzazione della progettualità con varianti pure che sono nati dopo, mentre magari quel bivio serviva fatto o la rotatoria doveva essere fatta in una certa maniera e poi per collocare altri sistemi e altre cose si sono fatte delle varianti, e lì gli errori che non portano a niente, perché la progettazione deve essere seguita per come viene impiantata. Ecco perché noi ci stiamo anche prodigando di fare degli accessi agli atti di queste per ogni singolo comune, anche perché sindaco, tutti i comuni arrivano anche le mail sulla trasparenza e sulla cosa, se siamo in un discorso legale, ecco, codice è conosciuto anche per questo, non solo per le costituzioni di parte civile, di malasanità, stalking, bullismo, usura e usura bancaria, ma anche su un discorso che sta rilevando su questa statale 106, non solo per questo tratto, ma per l'intera statale 106. Infatti ultimamente sono arrivati parecchie reclami e parecchie anche problematiche su altre versanti che ci stiamo occupando. Però per dirti, qui oggi siamo per questo qua, appositamente per reclamare un discorso di Rogudi, e non solo di Rogudi, ma anche sul tratto, perché è il tratto che ti porta. Io mi sono trovato pure a Bova Marina, dove che ancora ad oggi non c'è una piazzola di servizio, cioè dire che il periodo estivo, dove ci sono parecchi colonnamenti, dove magari la gente, se ha qualche problema, varia motore, eccetera, dove si può fermare? Io ho notato che non hanno neanche costruito delle piazzole di sosta, qualche area di sosta dove che non può invadere la carreggiata. Invece io ho notato parecchie volte, se uno si ferma o c'è qualche problema alla macchina, gli altri si devono fermare. Non va bene. E 14 milioni di euro a che cosa sono servite, a che cosa stanno servendo? Io voglio delle spiegazioni in merito a questo. Su questo ci siamo prodigati anche a fare richieste accesso agli atti, faremo anche una petizione popolare che credo che la cittadinanza non solo di Rogudi ma del tratto anche, Lazzaro, Pellaro, Motta San Giovanni, e Melito, Rogudi e anche Nuova Marina non possono non sottoscriverla, anche perché questa petizione va a livello governativo. Noi siamo stati oggetto di una petizione popolare SOS Equitalia, meno male abbiamo avuto un riscontro anche positivo su questo. Le petizioni servono se sono fatte bene, ma di natura governativa, perché lì bisogna arrivare, perché io capisco i comuni, le difficoltà, però non capisco laddove c'è da metterci poco,
laddove già i finanziamenti europei per questo tratto sono stati già, si sono già adoperati allo stanziamento e si sta vedendo con i lavori, però con lavori è sbagliato. E su questo l'osservatorio e l'associazione Codici farà la sua battaglia, perché questo è un, diciamo così, ultimatum che stiamo dando affinché le istituzioni recepiscono un messaggio, affinché le istituzioni dialogano bene con coloro che sul campo nazionale hanno anche, non dico sai, voce, e Codici ne ha voce in tutta Italia. Grazie al dottore Salomone, che ha toccato come sempre le tematiche, quelle che sono le tematiche più importanti, una delle quali proprio la stagione delle si evidenzia nella stagione estiva, dove soprattutto durante il fine settimana, lo sappiamo tutti, il via vai di gente in corte trafficata. Ringraziamo tutti, in particolare Telemerito, Telebova Marina, che trasmetterà il servizio sul canale 625 del Digitale Terrestre e poi posterà pure il tutto sulla sua pagina Facebook. Grazie.